Massimo Gravaglia, che cosa manca per attuare il federalismo fiscale? E manca tutto, nel senso che noi abbiamo una legge anche fatta molto bene, la 42, approvata da tutto il Parlamento tranne l'UDC, unica forza vera centralista, ammesso che ci sia ancora, l'UDC intendo, e peccato che però non è stato completato l'ultimo pezzo, e l'ultimo pezzo è quello fondamentale. Oggi i nodi vengono al pettine, si capisce che il sistema non regge, la spesa pubblica è fuori controllo, ma dove? Al centro, e la soluzione qual è? Ricentralizzare. È evidente che questa è una cosa folle. Facciamo un esempio, si vorrebbero fare tantissime città metropolitane e addirittura dargli ulteriori poteri, per esempio anche la politica estera. Questo dice il decreto Delrio. Ma ce l'immaginiamo la città metropolitana di Roma tecnicamente fallita con ulteriori funzioni, la città di Napoli tecnicamente fallita con ulteriori funzioni. È evidente che questo non sta insieme. Però guardiamo il lato positivo. Ormai è ineludibile rimettere mano alla Costituzione e in particolare al titolo quinto. Questa è una grande occasione che le regioni tutte, in testa ovviamente la Lombardia, il Veneto, quelle del nord, però tutte le regioni hanno consapevolmente capito che è un'occasione da cogliere. Per cui siamo abbastanza ottimisti. Qualcuno ha ancora qualche dubbio sui costi standard? Ma allora, l'abbiamo dimostrato con la sanità, una prima applicazione, pur con criteri assolutamente blandi, perfettibili, ha già dato dei risultati molto importanti, sia in termini di contenimento di spesa, sia in termini di redistribuzione verso le regioni più efficienti. È la via da percorrere. Addirittura come regioni, tutte le regioni, abbiamo elaborato un documento che dà un benchmark, un ordine di grandezza a cui tendere in ordine alla riduzione del personale. Lasciando perdere la Lombardia, che è fuori scala come efficienza, ha un costo di 19 euro pro capite, dividendo in tre fasce di popolazione le regioni, ogni gruppo, medio, grandi, medie e piccole, ogni gruppo ha un obiettivo a cui tendere per ridurre il proprio costo. È chiaro che è difficile per quelle che sono sopra, però si è condiviso la necessità da parte di tutti. Questa è la dimostrazione che il sistema vuole cambiare. Ultima domanda. Patto di stabilità, questo è ancora un cavallo di battaglia della Lega Nord che spingeranno per cercare che venga modificato al più presto? Sì, oltretutto c'è il 2016 alle porte, non tutti lo sanno, ma la modifica della Costituzione che prevede il pareggio di bilancio al 2016 imporrà la revisione e superamento del patto di stabilità, come lo intendiamo, con un patto unico regione per regione. Questo è ineludibile, a meno che si voglia cambiare la Costituzione e spostare in avanti il pareggio di bilancio, che ovviamente l'Europa non ci farà mai fare come cosa. Quindi, delle due l'una, non si può più ritardare, si sa tutti che il problema è lì. Peccato che mettere mano al patto di stabilità vuol dire penalizzare il centro, penalizzare Roma. Però la Costituzione non si può cambiare.